io stavo guardando bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arrivato Stellina. Ma che va trovando Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Mi quadro. Buonasera cari telespettatori, bentornati a Dillo a Stellina, lunedì, martedì, giovedì e sabato, canale 16, attenzione Nape, 19.30, Super GTV. Viva oggi Stellina. Con noi Bruno, attenzione all'Ape. Viva Stellina. Attenda all'Ape. Siamo a Giulianova, andiamo a sentire cosa dice la gente. Occhio all'Ape. Dimmi che se mi piace. Gino, fallo fare questa fatica, di qua, mi si va a dire, sono diventato come? È un pezzo da 90, ti porti anche la scorta con me. Ascolta, anche, una volta, come giù a Corleone, come quella, cioè, com'andà? È Rolo che faceva l'intervista. No, com'andà, vedeva, questo qua è che non parente, ma sempre, solo a me vuole intervistare. Come mai mi sembra un mappo di come dire? Stai compa? Ti vado buono, ti vado buono, che vuoi, la vita è questa che... l'estate è finita, ma qua il tempo ancora promette bene, lascia fare, ma sai perché? È una cosa buona, Stellina, ciao Bruno, è una cosa buona, sai perché se fa il tempo buono? Perché poi stiamo a mezzo rumore di guaia, perché se fa il tempo malamente, l'umotane, ci sta una moneta per pagare, come facciamo? Invece sento che il tempo è buono, anche la povera gente, proprio quelle persone anziane che prendono tanto, che prendono tanto quando vanno là, alla posta, che perdono 300-400 euro al mese, ci devono andare col camion perché se no non li può portare, povera gente, come fa a scalarsela che non hanno da mangiare? Lo so. Come fa? Ma quello che stava a dire Scimitarra, che è un nome di combattimento? Il mio cognome è quello che è. Scimitarra? Non capite? Andi capendo a mangiare. Da combattimento! No, perché vengo da parte degli arabi, io capisci? Ma tocca a combattere questa gente qua, vedi? Questo mi si tiene sempre un rumore andando lui a casa, se ne venga questo mi chiama, mi telefona sempre, ma che vuole? Ma non sto venendo a fare, la moglie l'ha cacciata a morte, insomma. Va bene, amico. Sì. Sì. Ah, siamo da Asca, amici. Ma dopo la sottrumpellamo le dette cose, andare in due pezzi. In due pezzi? Senti, ma la settimana scorsa ci stava a votare. Come no? A votare sempre. Cicotte. Il voto è un diritto della Costituzione. Ma ci hai preso? Uno ci ha piato e uno ha già fatto. Ma divise, ma se divide a noi, non si e così non litighiamo, ne capo, così non litighiamo. Se vinco io, vinco io. Se faccio osse, mi sei una stasetta. Allora... No, che dici? Chi te ha detto? No, no, ci abbiamo ragione entrambi. Sì, sì. Ci avete ragione. Perciò siamo insieme da 45 anni. 45 anni che te lo sopporto. No, non ci sopportiamo, no, andiamo avanti. No. 45 anni di matrimonio. E di fidanzamento? Andiamo a 50 e passa. Ma da fa una bella festa, chiamatemi. Come no? Come va bene, allora, ciao, buon vai, lavoro vai. E ci vediamo. Grazie, ciao. Ma sì. No, compa. Oh, mannaggia lo cuore. Ma che fa? Ci sono arrischicchio. Sta in galera. No, sta in galera. Come in galera? Una bola. Una bola, va. Ma veramente questa era una battuta... Che dici? Come stai? Sto bene, ma perché mi stai... Perché volessi che marco una barzelletta, di solito il conto. Quindi quando incontro chi so che le racconta, gli dico sì, marcondemene uno e così da poi mi va al vanno, capito? Ma ci vuoi cose? I soldi, io oggi, ho capito. No. Vuoi nuovo per cotto, vabbè. Di tutto parta fuori. Non c'è niente, che se dai, per piacere. Dai, dici una bola, su. No, aspetta, fammi devo pensare. Quella è la palliccia, dai. Con la palliccia di 6-7 giorni. Ma a me mi serve un minutaggio qua, capito? No, allora, c'è la signora da Lumare. Si avvicina a io e dice... Signor, se tocchi, ma che fai scemi? Sta maretamelo.
Ma posso, ancora ti godi le strade, a quanto pare. Com'è? Ancora ti godi le strade. La prima settimana di ferie questa. La prima settimana, fatti come me, ne fatti niente. Niente, esatto. Pure io ci sono capiti. Com'è questa settimana di ferie? Buona? Col sole, un po'. Stai godendo? Esatto, accompagniamo le donne qua, le signore, a fare un po' di spese. Tipo, magari, cioè, esatto. Tipo quello che riporta supporto. A casa. Quello dalle busce e te lo riporta a casa. Esatto. Supporto l'acquisto. Esatto. Ho capito. Va bene, buona giornata. Supporta bene. Sempre. Buona giornata. A voi. Ciao. Sei l'uomo più importante d'Europa. Ma che cosa ti disse? Adesso guarda un po'. Dopo a te faccio analizzare. No, tutti i valori, da Lorina alle fece, se tu stai bene fisicamente, ti togliamo subito la 104 e il reddito di cittadinanza. Ma infatti... In che senso? Ma se io dico, sono patacone. Ma lo sa perché mi piace? Perché non ti sei messo mai in politica, non ti sei messo mai... Ascolta me. Non ti sei messo mai in politica perché sei una famiglia che non si è sporcata mai nella politica. Perché sì, quello... Ma sto patacone. Questo dire? Quando ho fatto 50 anni di matrimonio i miei figli tutto me l'hanno detto. Loro? Ma che ne sai, Cie? Non lo voglio sapere. Sapete, te hai un braccio che... Che se manca anche loro, cercate te lo braccio. Ma come sei io? Come si sa no, ieri mi sono preoccupato per te. Ieri mi sono preoccupato. Ho detto come mai l'amico mio non è presente. Ma l'ha detto pure un altro, fammi un po' toccare. Hai intervistato tutti quei capparini. Ma che ti disse quando andremo noi? Allora il professor D'Antonio incontro per strada. Allora dice a un certo punto ti posso presentare mia moglie? Ma ci mancherebbe. Allora quello mi dà la mano, piacere. I bond, il combro, la signora morta stesa in dergo. Ha fatto un giro d'Italia, Pepito, dall'America. Mario Ciccione numero uno. I bond, i combro. Ma arriva a comprare la signora. Va bene, Mario. Tanto è buono. Grazie. Linder, come va? Insomma, cioppo che un po'. A tre cilindri. Anche a tu. GPL, ma... Oggi GPL non si può mattare. Niente, perché non si può mattare? Che niente? Tu mi pedale, mi boh. Ma la patta la tengo. No, non la so ittata. Ittata? Cioè, è un piacere. Mi piace quando coscia la benzina? Lo so. Ma che fa scherzo? Dimmi le bobe. Un rosato, mi piace. Queste di mano lo vedo. Va bene. Mario, ci sentiamo. No, piano, va bene. Ciao, amico mio. Ciao. Chi comprate? La percotta, ne sapete, dai. Due panini. Due panini che la percotta. Senti un po', come si chiama sto caccinello qua? Pluto, è tuo? Sì. Proprietà personale? Sì, proprietà personale. Che mi dici? Tutto regolare, ma sono la porcotta, vedi? La porcotta, no, questo è ritenevo, questo è lo scambio mio. Uno scambio? Sì, uno scambio di... E questa è una bicicletta invece elettrica? Sì, elettronica. Mezza nuova? Sì, no, è nuova, non è che è nuova? Nuova. Un bel mezzo? Sì, sì. Presi il bonus per elettronico? Sono 100 euro. Il bonus? Col sì, bonus? Sì. Bonus. Sono un bosso gambaracci. Alla grande, compa, per partire. Grazie e buon pranzo. Pure a te. Ciao, compa. Grazie. Credo, ma che fai? Che paziente. Alfonso, ma io già sono un comandante. Guarda un po', c'è un responsabile della regione della scuola. Ma che ti credo che non ti appaga bene? Non sapeva, scusa, perdono. Passiamo pure. Ma ora, non è perché a me la politica non mi ha fatto mai... fiducia, però quello attuale, se fa quello che hanno detto, l'Italia la rimette a posto. Ti ricordi a Mociano quando ti disse l'Italia si può salvare solo se cambia il governo? Sì. Però non l'hai fatto vedere quel filmato. No, non l'hai spesso. No. Come tu per le mezz'ore, non è che posso andare tutta la puntata tu. Io parlo mezz'ora, tu mangi mezza giornata, io mangio sempre una. Però qua ti dai una mataglia 5-5-5, stai in tutte le puntate. Almeno garantiamo la presenza. Sei un signorone nato. Ma tu... Ti è piaciuto il punteggio? Dici la verità. Tutto. Ma io non è perché sono dei villani, sono dei rigoni. Vedi quello, sì, destra, sinistra, quello di Maio. Non lo può vedere più nessuno quella persona. Ma com'è? Ma tu hai fatto una propaganda per le persone dopo di fare. Ma so.
la serie, oggi la gente non ha capito, i giovani, ha detto ma basta. E se non basta quello rimettiamo il padrino mio, quello mi ha fatto il battesimo. Chi è? Testa pelata, quello che morì. No, per cosa può dire? Ma che c'è? Ma si può dire, perché siamo noi al governo. Ma però stavo dicendo, come accorre quando camminava lo boss alla capesce, Vito Leone. Nitto Santa Paola. Tu porti la scorta dietro di te, sei anche tu un protetto. Me ne sono capite grossi, dice. Le seccarelle. Che sei giovane, che si mangi con me. Ma che se poi mangiare sta a che sa fa li mangiare però. Se chi se si piace un po' di grasso lo sì, come si dice, la carne sta cosa. Vabbè. E questo è il male della vecchiaia che ci cresce la pente, comunque purtroppo te ne manca un bel. Capito, sta lì. Buona giornata. Pure a te. Ti devi venire sul mercato! Perché io non vendo niente, sti a fare compagnia di queste banche e poi lo porto, mi telefono 10 volte. Vieni su, vieni su. Tu ma fai a moite. La scorta è qui. Questo qua è un paesano tuo, vedi, poi ecco un paesano. Allora, questo è Tonino. Allora, con un paio di scarpe nuove. Sì, poi Tonino, che ti comprate? Le scarpe. Le scarpe, questo è un paesano tuo, questo è un campione. Da terra mi partite. Questo è un campione. No, questo ce l'abbiamo acquisito, noi l'abbiamo acquisito. Li buoni cedi, che le malamente polita, me la porto. Ciao signori, grazie. Ciao, ciao. Lì, ciao. Ciao. Io lo signoraccio, guarda un po' quando sei legato. Vesce? Che seccazze, mi sono seccato. Lo vogliamo candidare, tanto qui non può rubare, sai perché? Perché è già arrivato. Se questo è roba, mangia di più crepa, come vuole. Grazie. Hai capito no? Bene. Grazie. Allora, far vedere questo. Questo amico mio non lo fa mai candidare, perché se questo si candida un anno di più di un anno scoppia.